Ciao, benvenuti in un nuovo video. Vi sto per mostrare tutte le meraviglie ricevute al Cosmo Prof 2016. Come avete visto in vari social, soprattutto su Instagram, e approfitto, se non mi seguite, seguitemi anche lì come Lilla Cupcake. Sono stata insieme alla mia amica e compagna di viaggio Red Air on the Road, e vi lascio giù nell'info box tutti i suoi riferimenti. Siamo state entrambe reporter al Cosmo Prof per beautybag.it ed è stata un'esperienza veramente fantastica. Questo qui era il beige press stampa. Abbiamo potuto sbirciare tutte le novità delle varie aziende, abbiamo cercato di captare le novità il più possibile, anche se il Cosmo Prof è immenso, e quindi voglio mostrarvi qualche cosa che ho acquistato io e moltissime cose che ho ricevuto. Mettetevi comodi, prendete popcorn, Coca-Cola, fate quello che volete, mettetevi comodo davvero, perché i prodotti sono davvero tantissimi. Quindi direi iniziamo subito. Ora io partirei da una busta profumatissima, che è questa qui della Refan, che è un'azienda bulgara, e la trovate su Facebook Refan Italia. Ed è questa qui, di sapone a taglio, profumi, burricorpo, candele, ed è, mamma mia, profuma tantissimo. All'interno cosa c'era? C'è questo, che è un sapone da taglio, dal profumo maschile, una fragranza maschile. Ovviamente il lilla non può non piacermi, profuma da morire, vi assicuro. L'ho visto tagliare dal vivo ed è veramente fantastico vedere tutto il blocco intero del sapone fatto a mano, artigianale, ed è un profumo veramente meraviglioso. All'interno poi c'era questo peeling, sapone peeling all'olio d'oliva e yogurt. Guardate qui, da questa parte più scura c'è il sapone, la parte intermedia e laterale vi aiuta ad esfoliare la pelle, e poi c'è una spugna dalla parte esterna più gialla, quindi in un solo prodotto avete tre sole funzioni. Anche questa profuma tantissimo anche da chiusa. Poi all'interno c'era una miriade di campioncini della Refan, un profumo da uomo e si chiama Refan Intense, il burricorpo alla ciliegia e melone e albicocca, e delle salviettine alla rosa. Mi hanno spiegato, come c'è scritto anche qui, che il loro punto forte, il loro prodotto forte, è tutto quello che contiene la rosa damascena, che è preziosissima e pregiata in Bulgaria. Siamo poi sempre un prodotto del padiglione green, quindi se non erro era il 21N, questo prodotto qui olandese, ed è Solid Aromatherapy Balm Relaxing. C'erano tanti tipi di balsamo, per antistress, rilassante, per dormire. Io ho questo qui rilassante e si presenta così, con questa consistenza, un profumo buonissimo, lo potete mettere alle tempie, sotto al naso, anche dietro al collo. Leone Green, super bustona con tantissimi prodotti di Lavera. Sono stata strafelice perché vi farò vedere quanti prodotti mi hanno dato, davvero tantissimi, e tutti in full size. Allora, questo contorno occhi illuminante, il latte detergente alla mandorla bio e malva bio, e una crema mani alle rose, gel esfoliante per la doccia, che è questo qui. Voi non potete vedere all'interno, ma ci sono tutti i micro granuli. Una lozione dopo sole all'aloe, poi un fluido levigante menta bio, zinco e acido salicilico, che è questo qui. Questa crema notte 5 in 1 con olio di mandorla bio, olio d'oliva bio, acido ialuronico, uva bio, vitamina E, e il pack è così. Passiamo a Travalo. Travalo potete trovarlo in esclusiva per rivenditori italiani, quindi Travalo Italia, sul sito www.bennyb.net. Travalo che cos'è? Io apro la bustina perché voglio farvelo vedere. È un portaprofumo ricaricabile, con la particolarità di nebulizzare il profumo, quindi non vi macchia né pelle né vestiti. Questa è la versione classic, presenta così, ha una capienza di 5 ml con un'anima all'interno, che è questa qui. Comodissimo, soprattutto lo potete portare anche nel bagaglio a mano, quindi è stato approvato per il bagaglio a mano. Nella parte di sotto c'è un tubicino, poi basta togliere il tappino del profumo,
fare pressione così che si riempie la pompetta e così avete il vostro profumo portatile. Questa è la versione classic e poi c'è la versione un po' più chic ed è questa qui, versione Milano. Il modello Milano si presenta così, con una scatolina un po' più consistente. Questo è un modello arancione, mi piace tantissimo, è molto estivo e si presenta così, sempre con il solito tappino, l'erogatore e l'anima che si può anche togliere, ed ecco qui. Questa è l'anima del, del portaprofumo, ma la cosa più bella è che voi potete intercambiare le varie anime del profumo. Quindi mettete caso che mettete il profumo A in quello Milano, il profumo B in quello Classic e poi magari potete cambiare le varie anime con il metodo You Change. Quindi mi piace proprio per questo, perché potete non per forza portare un solo profumo, ma potete cambiare le varie anime all'interno. Il profumo ovviamente non perde intensità, quindi fatemi sapere se siete interessati, perché volevo farvi vedere proprio in azione questo travalo. Siamo a qualche acquisto che ho fatto io da Paola P. Ho avuto la fortuna di poter conoscere proprio lei, Wonder Woman Paola, e suo marito Giuseppe. Sono state due persone veramente squisite e molto disponibili. E ad aiutarmi nei vari acquisti c'era la makeup artist più spumeggiante che io abbia conosciuto, che è Clizia, che saluto e mando un bacio. Mi ha aiutato nella scelta del fondotinta più cipria. Avevo sentito tanto parlare bene da Catherine del Jalo Skin di Paola P, così ho voluto provare. Devo dire la verità, grazie a Catherine e ai consigli di Clizia ho trovato una combo perfetta, tant'è che devo trovare il rivenditore più vicino da me di Paola P, perché questi prodotti mi piacciono veramente tantissimo. Il fondotinta Jalo Skin è in emulsione, è un fondotinta in emulsione con effetto ultra matte a lunga tenuta, con all'interno acido ialuronico per tenere e mantenere la tonicità della pelle. Il mio è nella colorazione 03 ed è questo qui, mi piace moltissimo, non è pastoso, è liquido ma molto coprente, cioè cosa molto importante che è liquido ma molto coprente. E la cipria in realtà è un fondo compatto, il mio è nella colorazione 01 se non erro, ed è il fondotinta compatto wet and dry. Allora guardate qui, a parte il pack con questo ricamo stupendo, ma veramente, attenzione, ecco qui, mi ci sto trovando veramente da Dio, mi piacciono tantissimo, cioè hanno una durata estrema. Clizia ha provato questo fondotinta piuttosto che la cipria in HD e ho visto proprio i pori più ristretti, la grana della pelle più affinata, quindi ringrazio Clizia per questo super consiglio che ho apprezzato tantissimo. Quindi ho preso questi due prodotti e poi il piumino Paola P, che in realtà però devo ancora provare, lo voglio provare per pressare e fissare la cipria. Ho comprato un prodotto un po' insolito, io ho problemi di insonnia e di respirazione con il mio piccolissimo naso, proprio piccolo, quindi ho comprato questo olio del re e sono delle gocce balsamiche pure, oli essenziali 100% puri, naturali e attivi, menta, mirra, incenso, pino silvestre. Io metto una, massimo due gocce al centro del palmo della mano, poi cosa faccio? Strofino, perché così con il calore si diffonde, si disperde l'odore, e poi inalo per qualche secondo e ripeto l'operazione. Vi giuro che io riesco a dormire, e anche contro il raffreddore è ottimo ed è fortissimo, vi libera proprio le vie respiratorie in un secondo. Veramente mi è piaciuto tantissimo, devo vedere se in farmacia da me rivendono questo prodotto. Questo è olio del re distribuito da Zuccari SRL, quindi il sito è www.zuccari.com. Poi passiamo ad Orly, ci siamo divise i prodotti io e Catherine, vabbè. E poi questo smalto qui che è nero con dei glitterini, si chiama Goth, molto gotico in effetti, io l'ho già provato ed è bellissimo. Ha un effetto notte stellata, cioè la base è nera con tempestata di glitter più grandi e più piccoli, quindi è un colore pienissimo, veramente sembra una notte stellata, mi piace veramente tantissimo. E da Orly abbiamo avuto la possibilità, cercherò di mettervi qui magari la foto, di una manicure. Io ho scelto Cameo, un verde Tiffany,
bellissimo e mi è durato 8-10 giorni. È proprio il nuovo smalto di Orly che dura 8-10 giorni, ma è smalto normale, non è semipermanente, quindi mi è piaciuto tantissimo, è durato tantissimo. Siamo stati da Ziaia, sì, spero di averla pronunciata per bene, degli smalti, e grazie ad Alberto abbiamo avuto l'opportunità di vedere Ziaia e altri smalti, altre aziende annesse come questa che è Beriel con Prosina, quindi serve per facilitare la crescita delle unghie. Il mio è nella colorazione Switzel Sticks ed è anche questo qui, un verde Tiffany. C'era Padiglione America, mi hanno dato queste acque profumate qui. Allora, io sono impazzita, vediamo un pochino se avete avuto la mia stessa impressione. A me ricordano moltissimo l'acqua profumata di Victoria's Secrets, quindi è proprio uguale, sì, la boccetta per me è uguale. La marca è Millionaire Beverly Hills e sono due acque profumate da 250 ml. Mi piace perché, se potete vedere, nello sfondo c'è la città e sono tutte fragranze body mist ai fiori fruttati e io ho potuto scegliere. Allora, questa è Love in Chicago ed è quella che ho proprio oggi ed è Luscious Camellia. Ragazze, profuma da morire, cioè dura tutta la giornata, e come l'ho spruzzata, chiunque mi ha chiesto che profumo è, guardate, no, buonissime. Il sito, ve lo voglio dire, è www.millionairebeverlyhills.com. io devo trovare il modo, e lo sto usando da parecchio e insomma il livello non scende, ma devo assolutamente prenderne altre perché mi sono piaciute. Quest'altra invece è Love in Miami ed è alla peonia ed è molto più delicata, ma è persistente comunque. Ragazzi, è buonissima, veramente buonissima. Poi un vero e proprio gioiello voglio mostrarvi ed è questo qui, Lime Up, distribuito da Meleli. Lime Up è stata una scoperta del Cosmo Prof 2016. I'm Up Innovative Makeup, ed è veramente innovativo. Ora vi spiego perché. Prima cosa, che cos'è? Allora, lo trovate in questa pochettina qui con la scritta I'm Up ed è molto morbida e antiurto, ed ecco qui, questa è la meraviglia. Allora, questo qui è un caricatore di device USB, ha un amperaggio così alto che può caricare anche un iPad, un tablet. Io ci ricarico sempre, da quando l'ho avuto, il telefonino, e mi ritrovo benissimo. Ma la cosa bella, è un vero e proprio gioiello, e per noi ragazze deve essere veramente un mai senza nella nostra borsetta, perché non solo ricarica il telefonino, ma si presenta così, uno specchio zoomato con i pennellini, un pennellino all'interno, e poi se aprite qui il secondo scomparto c'è uno specchio bello ampio con un blush, i miei sul toni del brown, ed è veramente bellissimo, 100% organico ed è soprattutto refill, quindi mi piace perché potete avere tutte e quattro le tonalità o miscelarle insieme come bronzer. Quindi io voglio mandare un bacino grande a Silvia e a tutte le ragazze dello stand, è veramente una sciccheria, ragazze. Qui di lato avete il pulsantino per vedere la carica, però voglio comunque, ecco qui, potete vedere, a me sono rimaste 2-3 tacchette su 4. Lo metto sempre in funzione in borsa, anche perché potete ritoccarvi il trucco ovunque con doppio specchio. E poi voi direte: sì, ok, mi ritocco il trucco. E se è sera, questo qui, una volta che lo attivate, si accende il LED qui intorno ed è bellissimo, perché così potete anche al buio ritoccarvi il trucco. Ma non vi dico tutto, perché così poi ve lo farò vedere in un altro video. Quindi questa è la sciccheria proprio del Cosmo Prof, ed è nel colore Arctic, c'è anche Grey e Fucsia. Io ho scelto Arctic perché anche il colore dell'anno definito da Pantone, questo azzurro ghiaccio, e mi piace tanto. Poi è comodo, piccolo ed è facile da trasportare, quindi veramente bello. Poi passiamo a qualcos'altro di make up e vi mostro le novità, oddio è caduta, di Cost. Gioco un po' in casa perché sono campani come me,
mi hanno dato 3 ombretti che ho già provato e mi piacciono tantissimo. Uno champagne shimmer ed è così, c'è una molla all'interno perché si presenta in questa maniera. Avete presente un pochino il principio del gessetto sulla mazza da biliardo? Ed è così, quindi voi nel tappo diciamo girate per ricaricare il prodotto. Quindi questo è uno champagne shimmer, un color crema opaco, viola intenso ed è il numero 09. E 2 tinte che ho già provato e mi piacciono molto, una più dell'altra, devo dire la verità, e sono queste qui, Cost. Allora, la chiara non mi sta molto bene, si stende in maniera un po' difficoltosa. Quest'altra invece, la numero 14, la chiara, e la numero 15 invece questa più scura, che regge un pochino di più, riesco a stenderla meglio, mi piace anche come mi sta meglio. Questa un pochino, forse sarà che sono ancora poco abbronzata, quindi devo vedere con l'estate. Parto Polonia. Ho ricevuto 2 maschere per il contorno occhi con polvere di oro e diamanti. Queste qui sono veramente bellissime da vicino, sono piene di glitter e glitterini, che in realtà appunto è la polvere d'oro e di diamante. Sono passata a salutare i miei amici di Biofficina Toscana, quindi io ringrazio Nicola, Eva e Claudia per tutte le delucidazioni che volevo dal vivo. Come sempre sono disponibilissimi e gentilissimi. Poi voglio farvi vedere i nuovi prodotti per capelli, che sono questi qui, ma non vi anticipo tutto perché vi voglio fare un video di hair care, della mia hair care, perché i miei capelli sono notevolmente migliorati e potete vedere come sono luminosi, ed è grazie anche a questi prodotti. Uno è la crema per i capelli, crema ristrutturante, e l'altro è l'olio protettivo lucidante. E questo è lo spargi shampoo, diciamo da viaggio, molto più comodo, perché potete mettere lo shampoo, l'idrolato e poi l'acqua e miscelarli insieme e diluirli come meglio preferite. Quindi vabbè, Biofficina Toscana è una garanzia e si sa, e presto ve ne parlerò in un nuovo video. Ambito smalti ancora, Sinful Colors, ed è questo duo qui che in realtà è quello che mi vedete indossato. Allora, io ho un pessimo rapporto con gli smalti, nel senso che mi durano 2 giorni e si sbeccano, quindi quello di Orly mi è durato veramente 8-10 giorni ed è un trattamento bellissimo. Ho provato questo e tolto un'unghia, che è questa qui, maledetta, che si è un po' iniziato a sbeccare, però ce l'ho da 5 giorni e per me uno smalto normale di 5 giorni è veramente tantissimo. Questo è il Sinful Shine Tech, Gel Tech, ed è doppio step, uno smalto e un top coat. Poi sempre Sinful Color, degli smalti che in realtà voglio provare con quel top coat lì, per vedere se hanno la stessa diciamo durata di questo qui. Ed è questo color viola bellissimo, un rosso e un rosa pesca. Vi voglio dire i numeri: questo è Soulmate 945, questo è Go Go Girls 852 e questo qui invece è Amethyst 978. Veramente belli, posso dirvi che sono buoni. Io non li avevo mai provati, avevo sentito della buona resa di Sinful Color, però posso dirvi che con questo veramente sono molto soddisfatta. Poi, vi prego, resistete perché siamo solo a metà. Poi, da Fabi Italia, di questo invece è amore puro. Ho diversi smalti di Fabi e voglio presentarvi un po' con la nuova collezione, che è Joy. Ho ricevuto 3 smalti in mini size della nuova collezione primavera-estate, che è Joy, che è bellissima, ragazze. È coloratissima, mette allegria, e poi ogni colore ha un nome di un momento della vita. I colori sono questi qui ed è veramente bellissimo. Allora, quello che ho io è questo verde Tiffany, vi dico subito il nome, ed è La vita è bella. Poi c'è il blu elettrico Let's Dance e il rosa invece Irony, che è questo qui. Ma veramente bellissimi. La ragazza su Instagram me l'aveva anche chiesto, insomma, me la consigli sì o no? Io ve la consiglio, ed è questa palette per contouring. La mia è la numero 10 Ready Set Peach, ed è questa.
Io ho utilizzato la parte ovviamente marrone da contouring. Questa è completamente opaca, quindi io l'ho utilizzata sotto l'arcata, sopraccigliare anche qui in questa zona dell'occhio per illuminare, perché è completamente opaca, quindi perfetta per l'arcata e anche qui per la zona perioculare. E poi un blush peach super super glow, con tante iridescenze all'interno, quindi questo è veramente carinissimo. Blush Ball, il numero 10, Peach Candy, ed è questo qui. Questo per esempio l'ho utilizzato, ma lo trovo perfetto per l'estate perché è troppo iridescente per adesso. Poi una base, ed è una novità della Essence perché è 80% di ingredienti naturali ed è una base rinforzante ma utilizzabile anche come top coat. Io già l'ho utilizzata e mi si sto trovando veramente benissimo, quindi contentissima di trovare questi nuovi prodotti. Poi passiamo a Catrice. Di Catrice questo Highlighting Eyeshadow di Catrice, il numero 020 Rose Feller Center, ma in realtà io l'ho utilizzato anche come vero e proprio illuminante. Guardate qui che luce, è luce pura, è veramente perfetto come punto luce all'interno, ma io l'ho usato anche qui sullo zigomo. Però ripeto, anche questo è molto iridescente, quindi deve piacere l'effetto. A me personalmente piace, mi sta piacendo moltissimo. Poi è comodo, piccolo e facile da trasportare. Un eyeshadow stick, questo qui vi dico subito, è il 050 al cappuccino, ed è così, si svita ed è così, lo stesso principio di prima, che dovete ricaricare all'interno. Questo l'ho utilizzato anche da solo ed è molto shimmer, molto brillante. Poi per le labbra l'ho già provato, questo Luxury Lips Intensive Gloss Care. All'interno ci sono dei vari oli come quello di argan e di jojoba, e lo sto provando e devo dire la verità, non mi dispiace, sento le labbra molto più morbide. Ovviamente lo metto la sera perché l'effetto appiccicaticcio non mi piace. Poi due smalti, uno è 114 The Sky So Fly, che è questo bellissimo carta da zucchero, e poi un 2 in 1 gel like top coat, effetto gel che sia base che top coat, quindi curiosissima di provare questi due. Sto Velvet Brow Powder Artist, questa matita per sopracciglia, sempre con lo stesso principio di ricaricare nel tappo. E dall'altra parte trovate invece, aiuto, ecco qua, lo scovolino. Allora questo è il mascara, lo scovolino un pochino ricurvo così ed è in silicone. Io riesco a prendere tutte le ciglia sia sopra che sotto, e ultimamente sto utilizzando questi e mi sto trovando meglio dello scovolino cicciotto. Andiamo avanti. Alona Schecter è indiano, con tutti ingredienti di alta qualità naturali. Ho ricevuto tre prodotti che ve li voglio far vedere. Questa è una crema sbiancante anti-age, infatti la darò a mia mamma è contentissima di questa crema. Il pack è stratosferico, sembra una navicella spaziale. Il pack è questo e all'interno c'è il sigillo della crema. Sono curiosa anche di testarla io, ma so che la darò anche a mia mamma perché come l'ha vista ha detto oddio, devo provarla. E poi questo sapone tutto fare, cioè è shampoo, è per il corpo, è per l'intimo, e questo anche con ingredienti super naturali, molto delicato, veramente molto delicato, sembra che sia in un prato fiorito. Buonissimo, veramente buonissimo. E la crema che mi ha colpito più di tutti è questo qui, More & Levona Balsam, sempre di Alona Schecter, ed è questa qui perché ho letto che è una crema tuttofare, consistenza un po' in mousse verdina. Praticamente serve per le rasature, per i tagli, per le scottature, per post rasatura, anche per i punti di zanzara, perché io questa crema simile la utilizzavo anche per quello. Insomma, è una crema veramente un po' tuttofare. Sto per finire, non andate via. Equilibra, stand del padiglione green. Ringrazio qui Patrizia. Ahimè, io volevo salutare la mia dolcissima amica Carla, che per un problema personale non è potuta essere allo stand fisicamente, ma spero di poterla vedere presto. E Equilibria mi ha omaggiata di tantissimi campioncini, ve li faccio vedere alcuni. Crema corpo della linea nutriente Karité, questa è la polvietta struccante,
e svariate salviette all'aloe, sempre struccanti queste qui, e poi uno shampoo anticaduta fortificante. Quindi ringrazio Patrizia per questo delizioso bottiglio. Altri smalti di CND, e questi qui sono, e i tre smalti sono questi della linea Venilux Art Vandal. Praticamente sono weekly polish con il top coat, quindi durano un'intera settimana. I due smalti sono questi qui, un rosa e un fucsia, e poi c'è il top coat che è novità poi per l'estate, ed è questo qui, Sansan, un autobronzante bio certificato, ed è questa mousse qui, si chiama Ever perché potete usarla sempre, e mi hanno detto che non macchia i vestiti, però è per face and body, self tanning anti-age bio mousse. Vi farò sapere, curiosa, di questo autobronzante bio certificato. Per terminare, una marea di prodotti da spa. Questa è Spa Celion, una veramente marea di prodotti, e ho anche tantissimi dépliant qui, dépliant di ragazze super fighissime. Ci sono tutti questi. Tutti questi, all'interno ci sono per ognuno tre campioncini: scrub, shower gel e un balsamo da massaggio. Quindi spero di avervi strappato un sorriso, fatto compagnia. Se volete, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale e anche al blog di Catherine, ovviamente. Niente ragazze, noi ci vediamo a un prossimo video. Se vi va, seguitemi su Instagram, Facebook, Beauty Bag, quindi tutti gli altri dettagli poi li vedete sul sito www.beautybag.it. Io vi mando un bacio grande, ciao.